Ciao, benvenuti su Stai da Bio su Atomica Web TV. Io sono Francesca, ma tanti mi conoscono come Lua Natura su YouTube. Questa è una mia rubrica dove tratterò argomenti riguardanti il mondo ecobio e naturale, dai tutorial trucco a come preparare cosmetici naturali in casa, fino ad arrivare a dei consigli naturali per il vostro benessere. Vi invito ad iscrivervi al canale, mettere mi piace, vi mando un grossissimo bacio e sigla! Buongiorno a tutti, oggi prepareremo uno spray anticalcare. Vi farò vedere come si fa. Allora, gli ingredienti sono acido citrico 100 g, 400 g di acqua distillata e 10-15 g di detersivo per piatti. Allora, questi sono gli ingredienti per uno spruzzino di questo genere da mezzo litro più o meno, quelli che si comprano normalmente al supermercato. Se volete ovviamente fare più detersivo o la metà, ovviamente dimezzate le dosi o le raddoppiate. Come occorrente invece vi potrebbe servire una bilancina da precisione, un girasole, no quello non mi serve, un cucchiaio, un possibile imbuto se dovete trasferire il tutto. Vi consiglio anche di utilizzare una brocca in questo genere che abbia un beccuccio per trasferire il composto in maniera che vi sia tutto più semplice. Per la preparazione dovremo utilizzare appunto dell'acido citrico che andremo a sciogliere dentro i nostri 400 g di acqua distillata, quindi primo passaggio è questo. L'acido citrico è un ingrediente che si può trovare sia nelle enoteche sia nelle farmacie, nei consorzi agrari o anche su internet in modo molto facile, oppure anche in alcuni negozi dove vendono anche le cose sfuse, oppure dei negozi di alimentazione naturale e di detersivi naturali ecologici. L'acido citrico proviene dal limone. In questo modo adesso mescoliamo. Ci vorrà un attimo di tempo, ma l'acido citrico si scioglierà completamente. Ora che l'acido citrico è completamente sciolto, perché è idrosolubile, basta solo mescolare 2-3 minuti, andremo ad aggiungere la nostra quantità di detersivo per piatti. Perché aggiungiamo il detersivo per piatti? La soluzione potrebbe anche andare benissimo così, essere messa dentro lo spruzzino perché si conserva da sola, però diamo quel in più aumentando il potere pulente, per esempio per i lavelli e per togliere molto meglio il calcare da tutte le altre superfici dure. Quindi potete utilizzare qualsiasi tipo di detergente per i piatti. Io utilizzerò, per farlo ecologico, un detergente ecologico che abbia almeno il marchio Ecolabel. Ecolabel infatti è un marchio che fa sì che il detersivo sia ecologicamente rispettoso per l'ambiente. Si può utilizzare sia un detergente ecologico trasparente, in modo che vi venga completamente trasparente, oppure potete utilizzare qualsiasi altro tipo di detergente colorato. Io lo farò verde questa volta e farò vedere come rimane. Devo aggiungerne solamente 10-15 grammi a seconda del potere pulente che gli volete dare. Prendiamo la nostra bilancina. E pesiamo la quantità di detersivo. Ho messo 15 grammi. E ora mescoliamo. E voilà, il detergente anticalcare è pronto. Basta solo semplicemente trasferirlo in uno spray
e quindi utilizzarlo. Ed ecco qua, abbiamo fatto il nostro detergente anticalcare in spray. È perfetto per i lavelli, mi raccomando non usatelo sul marmo oppure sulle superfici molto molto delicate, perché l'acido citrico scioglie il calcare. Cosa fa l'acido citrico? Essendo così acido, neutralizza completamente il calcare, quindi lo disincrossa e quindi permette di pulire perfettamente. E poi appunto, se volete utilizzare anche su materiali un po' più delicati tipo argenteria eccetera, fatelo però con una concentrazione di acido citrico minore, per esempio solo al 5% o al 3%. Come si calcola? Su 100 g di acqua solo 3 g di acido citrico o 5 g di acido citrico. Per ulteriori informazioni sull'acido citrico e approfondimenti faremo poi un video a parte su come utilizzare questo ingrediente in più preparazioni. Intanto io vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!